Ciao a tutte, benvenute in un altro mio video. Oggi, come avrete visto senz'altro dal titolo, sto girando il mio terzo video delle uova di Pasqua. Oggi ci tengo a farlo in maniera particolare perché ho trovato delle uova con un giusto compromesso qualità-prezzo, perché stiamo parlando di uova che hanno un peso di 400 grammi, se no, sì, 400 grammi. Sono presenti, diciamo, da bambino e anche la confezione col cioccolato fondente. Il pack da bambina è rosso o fucsia e quello da bambino mi sembra di averlo visto solo in turchese. Esattamente questo. Vorrò sentire la cioccolata, quindi l'assaggerò con voi e sinceramente, per non sprecare tantissimi soldi, trovo che 3,99 euro sia un prezzo ottimo per un peso del genere. Se il cioccolato è buono, e la sorpresa, vedremo insieme appunto com'è la sorpresa e com'è la cioccolata. Vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi qualche like e di attivare anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertite ogni volta che esce un nuovo video. Iniziamo subito. Allora, cambierò l'inquadratura. Io in teoria mi era stato richiesto anche un video per aprire un'altra, diciamo, un altro uovo di Pasqua ed esattamente un uovo della Lind, però ho voluto girare velocemente questo perché stamattina, oggi ho già un altro video programmato. Se riesco a montarlo subito, ve lo metterò subito su internet in maniera tale da riuscire a reperire queste uova. Il supermercato, appunto, della Lidl qua vicino a me era rifornito, però a questo prezzo sinceramente non vorrei che mancassero e chi fosse interessata di voi non riuscisse più a reperirli perché magari carico il video troppo in ritardo. Niente, allora io adesso cambio l'inquadratura, spero che si senta bene. Sto utilizzando l'auricolare Apple, grazie a Deborah Stopazzolo. Diciamo che appunto ha detto che le cuffie Apple fungevano anche da microfono per il cellulare, per chi usa il cellulare per fare il video. Avendo io dimenticato il cavalletto e il microfono, perché stamattina non avrei dovuto girare dei video perché ho già tre video pronti, quindi ho detto proviamo, questa è l'occasione per vedere se appunto queste cuffie funzionano. Allora, io giro l'inquadratura. Allora, questo qui è l'uovo. Aprirò prima l'uovo questo con la sorpresa da bambino. Lo faccio vedere così. Ripeto, il peso è di 400 grammi. La marca è Favorina, ovviamente Lidl. La scadenza è ottobre 2021. E procediamo ad aprirlo. È anche semplicissimo da aprire. Ha sempre la solita base che mettono a tutte le uova e poi questo è l'uovo. Il profumo è buono, io non ho voluto prendere quello fondente perché tra i due, tra latte e fondente, preferisco il cioccolato al latte. Allora, lo apriamo. Si apre anche veramente bene. E all'interno c'è questo. Dopo ve lo faccio vedere, lo apro e ve lo faccio vedere nel dettaglio. È morbido, probabilmente si infilano le dita dentro e, per muovere, diciamo, il pupazzo. Allora, la cioccolata rimane anche bella spessa rispetto ad altre cioccolate tipo quelle della Dolphin, e lo assaggio.
Allora, la cioccolata è buona. Non posso paragonarla a quella Kinder e a quella Lindt, però devo dirvi la verità che è buona. Eccomi per l'altro, questo è quello femminile. Comunque la cioccolata, io sono molto pignola e devo dirvi la verità che è molto buona. Per aver pagato veramente quest'uovo pochissimo, ho dovuto tagliare il laccetto. Ha sempre la base in plastica. È sempre morbido, è un dolcino. Questo è il giochino. Dopo ve lo faccio vedere nel dettaglio insieme a quello da maschio. Anche se la cioccolata è uguale, l'assaggio ugualmente. Come cioccolata vi dico che è buona. Guardate, la posso paragonare alle uova Bauli. Mi piace, devo dirvi la verità, mi piace tantissimo. Queste sono le sorprese. Apriamo le sorprese. Allora, l'odore che emanano questi cosi, per fortuna. Allora, la cosa importante è che l'odore è molto forte di questi, di queste sorprese, diciamo. Per fortuna non fuoriesce l'odore da queste bustine, altrimenti avrebbe rovinato la cioccolata. Quindi non scrivono neppure cos'è. È un pupazzetto in gomma, che non è brutto per carità, però l'odore non è uno dei migliori. Cioè, io non so se avendo un bambino piccolo gli darei una cosa del genere in mano, sincera. Questa è l'altra sorpresa. È meno fastidioso l'odore di questa, però diciamo tra tutte e due non saprei chi scegliere. Questo è il pupazzo, che è anche simpatico. Diciamo che le sorprese non sono brutte, per il costo che hanno, sinceramente. Ecco il mio outfit di oggi. Oggi sono vestita come al solito sportiva, ho i miei jeans quelli a vita alta di Zara che ho voluto mettere con questa cintura che faceva parte di un vestitino di motivi e riprende gli stivali questi di prima donna con le frange. È inutile dirvi che indosso il mio cappottino preferito che è quello di Zara che avevo pagato veramente una fesseria, ce l'ho già da diversi anni. Come borsa ho lo zainetto, quello della linea pasticcino, che è uno zainetto molto elegante. L'ho rimesso con, diciamo, a zaino, lo stavo utilizzando già da parecchio tempo, diciamo, come borsa e l'ho voluto ritrasformare in zainetto. Basta, il maglione, quello di H&M che ho anche in rosso, che mi vedete in svariati video. Io vi lascio ai gioielli, profumo e tinta. E ai saluti. Eccomi qua. Allora, per quanto riguarda le uova Lidl, io le consiglio perché comunque la quantità di cioccolata per il costo che hanno è veramente tanta. Per il sapore, io la considero ottima. Sono contentissima che l'odore di questi due pupazzi che sono usciti non si senta attraverso il cellophane che li contiene all'interno, perché l'odore
diciamo, ce l'ho anche un po' nelle mani, non è gradevole, è un odore forte di plastica. Quindi, quello da maschietto odora di meno, quello da femminuccia, devo dirvi la verità, che è un odore un po' forte. Probabilmente lasciandoli all'aperto o comunque lavandoli può andar via, anche se non tantissimo, perché mi ricordo quando avevo i miei figli piccoli e capitava di prendere delle cose che appunto avessero questo odore qui, era difficile mandarlo via. Però io vi devo dire la verità che il rapporto di qualità-prezzo è ottimo e quindi io le consiglio. Niente, io spero che questo video vi abbia intrattenuto, abbia dato degli spunti a chi eventualmente o non vuole spendere tanto, o magari non ha neppure la possibilità. Quindi 4 euro di uovo per 400 grammi. Ripeto, il sapore di quest'uovo è ottimo. Niente, io il video termina qua. Prima di salutarci, vi faccio vedere in velocità quello che indosso oggi. Allora, per quanto riguarda il profumo, Creed, quindi Queer della linea di equivalenza, e il rossetto sempre Revolution Regal, il cordino 1 dei 50, il bracciale Rebecca con il mio nome, l'orologio simil Rolex e il bracciale in argento che mio marito mi ha regalato, acquistato in un centro commerciale Fiordaliso un po' di anni fa a Milano, e il fermacapelli. Per quanto riguarda questo lato qui, ho praticamente l'orologio col cinturino in gomma da 38 e i miei soliti bracciali. L'unico che vi faccio vedere, perché ce l'ho da poco, è questo con la scritta Michela in acciaio che mi aveva regalato mio marito per la festa della donna. Basta, l'anello ho questo qui, cameo, con la mia iniziale, le due fedi e l'anello I love you. Gli orecchini li vedrete in un video, sarebbe dovuto uscire oggi, ma voglio mettere prima questo video delle uova, qualora qualcuna di voi fosse interessata ad acquistarle, perché sappiamo benissimo che alla Lidl ora c'è un prodotto, dopo un po' non c'è più. E niente, come collana ho messo a choker quella di Swarovski che ha la pietra verde. Noi ci vediamo domani con un altro mio video, sperando che sia realmente quello dei gioielli. Ciao a tutte!